Salve a tutti ragazzi, io sono Bat e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale. Quest'oggi torniamo a parlare di player review per andare a vedere la carta di Jonathan Bamba in versione Foot Fantasy. Mi raccomando come sempre questa serie in collaborazione con i ragazzi di Maastricht, trovate il link in descrizione sia al loro canale Twitch che al loro Instagram, di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Noi nel frattempo ci dirigiamo a vedere il giudizio sul giocatore di quest'oggi. Let's go! Partiamo naturalmente dal costo, che al momento si aggira attorno ai 270.000 crediti su Play, 230 su Xbox, 290 invece su PC. Per un giocatore con 4 stelle skill, 4 stelle di piede debole, alto di work rate, 1,75 m invece di altezza, 70 kg con body type average. Per quanto riguarda l'ibridabilità, ottima. Dell'Ill avete parecchi link per andarla ad inserire in squadra, su tutti quello di Renato Sanchez. Avete anche tanti doppi link per la nazionalità francese: Mbappé, Belleder, Savarnier, Guri e chi più ne ha più ne metta. Per quanto riguarda invece il carmistista più consigliato, opterei tranquillamente per un cannoniere per andare a aumentare dribbling, tiro e fisico, soprattutto la forza, e come vedremo dopo può darvi una mano. Per quanto riguarda le caratteristiche, dove lo andrei a giocare, che tipologia di giocatore è questo Jonathan Bamba, lo andrei a giocare come esterno, al massimo trequartista esterno. Non lo giocherei in posizione centrale, per via, se non come magari seconda punta, per via del passaggio, che non è dei migliori. Specialmente il passaggio lungo non è ai livelli degli altri giocatori che potreste inserire come trequartista. Nel caso lo abbiate trovato e magari non abbiate una squadra con un budget particolarmente elevato, potrebbe starci. Però già avendo i vari Ginola, Belleder, avendo tanti altri possibili candidati per una posizione come trequartista centrale, questo Bamba si preclude l'utilizzo come COC. Però per quanto riguarda il resto dei passaggi, se utilizzato in posizione esterna, secondo me ci possono tranquillamente stare, dal cross alla visione, all'effetto, tranquillamente siamo a cavallo. Però perché vi consiglio principalmente di andarlo ad utilizzare esterno? Per via della velocità e dello sprint boost. Nonostante non lo protragga come tanti giocatori con body type average e una forza abbastanza bassa, non lo protragga per tantissimo e quindi si faccia sul lungo abbastanza recuperare, accelera veramente in pochissimi metri, appunto per via degli altissimi valori di accelerazione e di velocità scatto. Comunque abbiamo anche una forza fisica che, come detto prima, nonostante non sia altissima, non sia proprio al top, sull'ottantello ci poteva stare, sarebbe stato secondo me il top del top per questo Bamba, e nel caso ottenga tutti e tre gli upgrade potrebbe arrivare a quel punteggio di forza fisica, e secondo me lo sprint boost sarà veramente devastante di questo Bamba nel caso li dovesse ottenere tutti e tre. Nel caso invece comunque dobbiamo giudicarlo su quello che è la carta adesso, lo sprint boost ci sta, è forte sui primi metri, per via di questa forza fisica non ai livelli magari di quella di Chiesa, non gli permette di protrarlo per tanto. Per quanto riguarda invece però l'agilità e la mobilità nello stretto, anche lì secondo me non siamo messi malaccio, ci può stare sicuramente per un giocatore che va a essere giocato in posizione esterna. È abbastanza agile, abbastanza anche preciso, non eccelle in nessuna delle due caratteristiche, ma neanche è così malvagio come magari poteva essere un Iñaki Williams in entrambe le parti. Quindi un giocatore che comunque si muove abbastanza agilmente e mantiene abbastanza bene il controllo del pallone. Abbiamo una stamina top, quindi l'esterno lo può fare assolutamente sì, e anche un'ottima finalizzazione per essere un esterno. Non lo farei calciare al volo, quello assolutamente sì, però posizionamento, finalizzazione, potenza di tiro, long shot, può tranquillamente giocare anche sul ruolo che vedete sulla carta, quindi come esterno di sinistra per rientrare e calciare. Ha fatto un paio di gol appunto così, rientrando e calciando da fuori area, ma anche arrivando a tagliare tra il terzino e il difensore centrale e finalizzare poi davanti al portiere. Ha sbagliato anche altre occasioni, specialmente con il piede debole che è un 4, quindi non arriverei a calciare spesso con il sinistro, però comunque anche lì il piede debole ci può stare per essere un 4 stelle e non un 5. Per quanto riguarda poi altre caratteristiche interessanti, anche una
piccola menzione, secondo me la merita l'elevazione, nonostante non sia delle migliori, su terzini particolarmente veloci ma non forti fisicamente, questo Bamba gli permette di arrivare anche dalla parte opposta come Perisic e arrivare a colpire di testa. Se abbiamo giocatori come Walker, difficilmente arriverà a colpire il pallone su situazioni di cross. L'alto alto vi dà una grossa mano per averlo sempre nel vivo del gioco, nonostante comunque sia esterno e quindi un ruolo non particolarmente atto ad essere nel vivo appunto della partita. Per quanto riguarda il giudizio su questo Jonathan Bamba, consigliato o no? Secondo me sì, anche al momento 270.000 crediti secondo me ci possono stare. Come voto gli do un 8, non un voto più alto, dal momento che comunque ha reso bene, non mi è dispiaciuto il rendimento in game, molto probabilmente lo vedremo calare un pochettino prima della possibilità che questo Bamba si vada ad upgradare, quindi un prezzo secondo me sui 250.000 crediti ci può assolutamente stare. Le possibilità di upgrade sono altissime, dato che comunque Lille una vittoria dovrebbe ottenerla all'interno delle prossime 5 partite, e Bamba è un giocatore offensivo, quindi un gol e un assist potrebbe scapparci nelle prossime, e comunque anche un altro upgrade potrebbe ottenerlo per le partite che dove Bamba comunque gioca, se non sempre, spesso e volentieri. La possibilità di upgrade è sicuramente elevata, la possibilità di andare a linkare anche è altissima, però sono altissime anche le alternative a questo Bamba: Neymar flashback nel caso l'abbiate in squadra, le altre versioni di Neymar, Ginola. Ci sono alcune alternative per andare ad inserire in squadra giocatori diversi da questo Bamba. Però se volete un giocatore che parta esterno e vada a posizionarsi sull'esterno, ci può assolutamente stare. Se cercate un esterno puro come è questo Bamba, con le caratteristiche che abbiamo precedentemente citato, ovvero velocità, un treno sulla fascia che faccia avanti e indietro, secondo me questo Bamba può essere assolutamente consigliato, anche perché vi dà qualcosina in più, ovvero la possibilità di finalizzare l'azione. Comunque il 4-4 ci può stare, abbiamo delle caratteristiche positive, come detto prima, possibilità di upgrade alta, ibridabilità altissima, rendimento in game comunque buono, per me può essere assolutamente consigliato. Ripeto, non gli do un 8,5 per via delle tante alternative che abbiamo all'interno della Ligue 1, anche solo per giocarlo come esterno di sinistra, nonostante comunque abbiamo a due giocatori con altre caratteristiche. Neymar è un giocatore più funambolico, questo Bamba è un po' più concreto, e Ginola è un giocatore particolarmente forte fisicamente e diciamo una punta spostata come esterno. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, dopo aver lasciato un bel mi piace, esservi iscritti al canale ed aver attivato la campanella per restare sempre aggiornati. Mi raccomando anche di andare a seguire i ragazzi di Maastricht, trovate i link in descrizione. Con questo video abbiamo terminato. Qui, abbate tutto, ciao!